Le feste sono alle porte, ma anche quando non sono alle porte, la domenica è sempre festa. Ah, sì. Quindi la tavola ci accomuna e ci fa stare insieme. Però il problema è che quando abbiamo le feste, che dobbiamo cucinare tutto il tempo. Simone Zucchetti, responsabile ricerca e sviluppo, azienda agroalimentare, settore avicolo. Per le feste possiamo aiutare? Buongiorno Cristina, certo che sì, è il nostro lavoro. Il nostro lavoro è aiutare chi sta a casa, essergli vicino, non farlo sentire in colpa che passi tutto il tuo tempo in cucina e chi ha visto i parenti poi arriva a tavola imbufalito perché è passato tutto il tuo tempo lì. Ma le feste, le giornate, cioè è bello stare insieme, la tavola certo. Grande, conviviale, però c'è sempre qualcuno che poi sta tutto il tempo in cucina. E quindi avere un po' più di tempo per stare insieme, per godere non solo del mangiare insieme o del gusto di quello che si mangia, ma proprio del tempo vissuto insieme, anche se è a tavola, è fondamentale. Certamente. Penso. Quindi la scelta di un prodotto che mi dà una mano in questo è fondamentale. Vicinanza quindi alle persone a cui si vuole bene, vicinanza come azienda a tutte le persone che vogliono mangiare bene. Mangiare bene non solo perché mangiano della cosa buona, ma mangiano anche delle cose che sono sostenibili, che sono fatte con amore e con cura e con passione soprattutto. Allevate in maniera tale per cui non si utilizzano OGM, non si utilizzano antibiotici promotori della crescita nel pollo, nel tacchino, solo mangimi vegetali, quindi tanta quindi, attenzione tante su questi attenzioni prodotti. Nei confronti di una carne che è una carne che si può mangiare tutti i giorni, ma ancora di più durante la festa. I prodotti che possiamo trovare sono tanti e è anche il modo di cuocerle. Il modo sì. di cuocerle, il classico pollo arrosto che rappresenta la domenica, nell'immaginario nostro, ma anche perché ricordi di bambina, la domenica certo. c'era il pollo al forno con sì. le patate, è proprio questo il simbolo, diciamo. Ormai abbiamo tutto pronto tutti i giorni, quindi lo mangiamo anche tutti i giorni. Però possiamo vestire a festa anche dei piatti che in quell'occasione quindi li valorizziamo. Ma non solo, studiando un po' i vari prodotti e le varie necessità, sai che in cucina negli ultimi tempi la ricerca, tu fai ricerca e sviluppo su sì. determinati prodotti. Ma anche sulle cotture. Sulle cotture, sì. giusto. Ma ci sono anche metodologie di cotture che a casa, chiamiamole innovative, ma è sempre un rispolverare uh-huh. delle vecchie conoscenze, ci può aiutare. Può aiutare per avere un piatto pronto in qualsiasi momento, per avere un piatto magari preparato un giorno prima, attraverso la vasocottura. Hai mai sentito parlare della vasocottura? Sì, l'ho sentita, però sono molto curiosa di vederla applicata alle nostre salsicce. Guarda, bravo, salsicce, perché salsicce e patate, un piatto semplice, un piatto che si può fare tutti i giorni, un piatto che può essere apprezzato, che molte volte non viene fatto perché la cottura di una patata minimo 20 minuti, mezz'ora. Sì. E non abbiamo sempre questo tempo. Mi sono un attimino cimentato, ho provato a utilizzare queste salsicce che sono di carne bianca. Anzi, mi puoi dire in maniera particolare, nel frattempo che preparo le patate, mi puoi parlare di questo prodotto? Questo prodotto è uno dei nostri prodotti proprio di punta, è una salsiccia a base di tacchino, pollo e anche un po' di suino, perché il suino, diciamo, sui prodotti più tradizionali è importantissimo per dare gusto al prodotto. Prodotti che devono essere sani, sicuramente, ma devono anche essere buoni soprattutto. Quindi in questo caso una piccola percentuale di pancettoni sì, di suino c'è all'interno del prodotto. Però dai, insomma, io... Poco, ma serve giusto ma per dare una parte di una piccola parte di grassi, così una piccola parte anche di carne diverse, quando noi abbiamo una buona qualità di questo prodotto, non va a inficiare le caratteristiche di una carne bianca, anzi forse va ad arricchire, quindi ad avere un po' più di gusto. La salsiccia vista solo solitamente sotto l'aspetto del suino, invece qui abbiamo un mix di carne. Sì, la rende molto più magra comparata a una salsiccia classica di suino. Oltretutto sappiamo che le carni di pollo e di tacchino sono carni decisamente più digeribili, più leggere per la struttura delle fibre muscolari che sono più sottili e per il basso contenuto di collagene. Allora, guarda, io prendo una patata, sì. la taglio a cubetti. Potrei anche fare il formato a spicchio, ma naturalmente più grande è più tempo occorre.
Preparami il vasetto. Qui abbiamo un vasetto che è idoneo per la cottura nel microonde. Si utilizzano diversi marchi, diversi prodotti, e generalmente quelli che sono testati, che vanno al microonde, anche se hanno queste clip di metallo, possono andare tranquillamente, sono stati studiati. Quindi taglio la patata a cubetti e ho praticamente in questa situazione di un vasetto che è già sporzionato, cioè io vado a mettere la mia porzione del mio piatto all'interno del vasetto. Quindi metterò la mia patata, ecco qua, la salsiccia la vado a tagliare a cubetti, posso metterne una, due, tre, a seconda di quelle che sono le porzioni, perché abbiamo sempre dei formati. L'importante è non arrivare oltre ai due terzi del formato del barattolo. Quindi io ho tutto il prodotto a crudo, metto un filo d'olio, un filo d'olio ci serve sempre, anche perché qui con questo metodo di cottura vado a utilizzare il condimento, diciamo il grasso, che è contenuto all'interno del mio, della mia carne, quindi non vado ad aggiungere tanti altri, giusto un po'. Un pizzico di sale lo aggiungo e ecco qua, faccio attenzione perché non è la prima volta che rovescio poi tutto, quindi perderei tutta la ricetta. In questa maniera io ho la mia porzione di salsicce e patate, la vado a chiudere con la guarnizione, quindi in questo caso ho un barattolino che ha una guarnizione che va un attimino sistemata, e la vado a mettere nel mio forno microonde per un tempo di 6 minuti a circa 800. Velocissimo. Sì. E 800 di potenza, perché nel microonde non misuriamo la temperatura ma misuriamo la potenza. Posso, se non ho un microonde, lo posso fare tranquillamente nel forno. Forno di casa a 120 gradi, però 20-25 minuti, quindi il tempo che occorre per cuocere. Diciamo che in questa maniera ho un vantaggio di tempo. Lo vado a mettere nel microonde, lo posiziono, metto i minuti, un 6 minuti, e una volta che arriva a fine cottura dovrò farlo riposare per far sì che il calore che ha sviluppato all'interno, perché qui c'è proprio una tecnica di cottura tra il sottovuoto e il vapore, quindi all'interno si genera del vapore, e con questa chiusura si genera il sottovuoto, quindi c'è una concentrazione nei profumi, nei gusti. Infatti sentirai che il rosmarino che abbiamo inserito come darà profumo. Una volta pronto si tiene fuori e si fa riposare un quarto d'ora, 15 minuti, 20, cioè posso anche prepararlo prima. E a questo punto posso decidere tenerlo in frigorifero per 1, 2, 3 giorni a un buon periodo di conservazione, e quando mi serve lo rigenero scaldandolo e lo servo. Oppure, come in questo caso, lo vado a sganciare, e se è tiepido si dovrebbe aprire senza troppa difficoltà, altrimenti lo ripassiamo di nuovo qualche minuto nel microonde. Col vapore che si sprigiona tenderà a aprirsi. Potrebbe succedere, questo ancora non perché è pronto, perché ha un effetto vuoto in questo momento, vedi, per quello rimane, ha proprio fatto proprio l'effetto sottovuoto. Certo. Quindi la conservazione di questo prodotto in frigorifero è sicura, perché io ho fatto il sottovuoto. Per esempio, a parte che è molto bello servirlo in tavola in questo modo con degli ospiti, perché ma poi penso che quando cose, lo aprono sprigiona tutto, bravo, il profumo. Però uno se lo può portare anche al lavoro. Sì, può essere l'ottimizzazione per avere una pausa un pranzo, prodotto, per esempio. Guarda, io lo metto qualche secondo nel microonde, anche se ho già un altro vasetto lo posso mettere, e così col calore poi lo riusciamo a aprire. Può essere la soluzione di un prodotto che io mi anticipo, me lo preparo, e l'ho preparato in questo caso con carni come una salsiccia, però a carne bianca, ho usato le erbe aromatiche, molto semplice, ma mi dà proprio generalmente un vantaggio. Voi avete fatto già un prodotto finito e io ho pensato ad una cottura che mi agevola nella vita di tutti i giorni. Questa è l'alleanza. Controlliamo se si riesce ad aprire. Ecco qua. Vedi, sfiata. Io lo apro e abbiamo la nostra salsiccia e patate pronta. Buonissima.
Simone, guarda, oltre alla nostra salsiccia patate, che la possiamo fare anche tutti i giorni, invece uno stuzzichino, ma potrebbe essere anche un secondo piatto, che si può fare veloce per un giorno di festa, unendo all'utilizzo di una carne bianca, una carne già pronta, come le fettine sottili di tacchino, con l'abbinamento del melograno. Buonissimo. Ho pensato, invece di fare la solita fettina in padella, che è molto... perché abbiamo bisogno sempre di idee nuove, no? Mangiamo, come si suol dire, anche con l'occhio, con il gusto, il profumo, cioè dobbiamo essere invitati. Allora ho pensato di fare degli spiedini con questa carne sottile, abbinata con una zucchina, con una verdura. Allora guarda, la zucchina taglio delle fettine sottili e adesso io le taglio il coltello, ma si può utilizzare anche una mandolina, che è questo attrezzo che si riesce a tagliare a fettine sottili, ma va benissimo anche al coltello, ecco qua, e perché tagliando tutto così sottile avrò un tempo di cottura molto veloce. Quindi vado a mettere, guarda, le metto vicine, prendo questa che è un po' più morbida e le vado ad infilare come, e vado leggermente a chiudere. Queste qui hanno una cottura veramente molto molto veloce. Ci mettere già un po' di olio. Guarda, puoi preparare nella padella un po' di olio. Ne prepariamo un altro. Ok? E questa può essere un'idea. Sia fatti così piccoli, anche da mangiare così in piedi, no? Sai, per le feste a volte capita di trovare, anche se le faccio ma non le amo particolarmente, diciamo che seduti a tavola durante le feste si gode veramente di tutto il bello dello stare insieme con gli amici, con la famiglia, però molte volte magari si è in molti, non c'è il posto a tavola per tutti, oppure c'è bisogno, vuoi fare un bel aperitivo che diventa quasi un pranzo, una cena. In queste occasioni si riesce a organizzare una cosa di questo genere, quindi questi qui possono essere tranquillamente utilizzati. Fatti così piccoli hanno sicuramente un tempo di cottura molto veloce. Alziamo un po', usiamo un po' di sale e pepe come condimento e gli vado anche a aggiungere qualche erba aromatica. Ok. Cosa dici? Sì. Io qui ho un po' di salvia. Salvia e rosmarino. E rosmarino. Ci starebbe bene anche del timo. Ma poi questa noi l'andremo a preparare come piatto finito con un'insalatina e con del melograno. Ok. Quindi lo mettiamo alla fine in questo caso, lo lasciamo fresco, quindi vogliamo fare una cosa un pochettino più fresca. Diciamo che nell'apertura di un pranzo, di una cena, se vogliamo fare un entrée, se vogliamo fare un antipasto, usare un prodotto leggermente acido, hai proprio un'apertura, hai un gusto delicato, perché poi andiamo a seguire col resto dei piatti che hanno dei gusti più carichi, più pieni, quindi di conseguenza qui abbiamo una carne bianca abbinata con una zucchina che è delicata, due erbe aromatiche e vado ad aggiungere un'insalatina e il melograno soprattutto che ha questa acidità che si sposa bene sia con la zucchina che con la carne. Diciamo che così si comincia l'apertura di un pranzo o di una cena, perché va bene in ogni caso, mi predispone per il resto del mio pasto. Utilizzo un pochettino di rucoletta, ma queste preparazioni così possono utilizzare solo in padella o le posso anche, secondo te, preparare? Questi prodotti, le fette sottili ovviamente godono di questa possibilità di essere cotte molto molto velocemente, veramente un minuto e mezzo in padella sono belle che pronte. Le ho coperte perché così almeno per riflessione cuoce più velocemente. Tratteniamo tutto il calore al suo interno e in ogni caso, avendolo fatto scaldare molto bene, avendo messo un filo d'olio e continua, lo sentiamo anche dal rumore, continua, diventerà croccantina, sì. Perché è importante cominciare la cottura di queste carni, anche se sono così sottili, già a padella calda, sì. Perché altrimenti tendono a essere, a perdere un po' di più i liquidi. A scuola quello che spiego è la famosa reazione dei Maillard.
ci ho fatto un esame su quella. Va bene, bravo. No, il bello di un prodotto così sottile è che si presta, come giustamente hai fatto vedere, a delle preparazioni come degli spiedini, ma si possono fare anche arrotolati, possono servire con degli involtini anche con la salsiccia, quindi è veramente una possibilità infinita, quindi, quella che si può fare. Io potrei fare anche una cosa di questo genere? Sì. Vuoi dire? Sì. Guarda, guarda, mentre noi aspettiamo in cottura, diamo un altro suggerimento. Quindi come se fossero dei piccoli involtini. Esatto. Ecco. Anche loro sullo steak velocemente cuociono. Questi però io li farei magari cotti al forno. Sì, questi. Così sì. Si rovinano meno e si cuoce bene anche all'interno della nostra salsiccia. Quindi abbiamo messo insieme due preparazioni. Questa è un'altra bella idea. Dovremmo esserci? Sì, io direi che guarda, insalatina, vai, presenta pure. Una da un lato e l'altra dall'altro, così vediamo la zucchina. Ed ecco qua. Io aggiungo un po' di rosso e di gusto, perché dà acidità, anche con del melograno. Ecco qua i nostri spiedini veloci con le fettine sottili, zucchine e melograno. È diventata un influencer. Mamma va in palestra e zia è sempre a guardare la sua serie preferita. E a me i cappelletti chi li fa? Fumaiolo. Scopri e condividi il gusto della pasta fresca Fumaiolo, senza conservanti, buona come fatta in casa, pronta nel banco freezer. Fumaiolo, non rinunciare a ciò che ami. Prova anche gnocchi, strozzapreti e tanti altri formati. Ci siamo ispirati a voi per creare una polpettina tenera come un bacio. Polpettine Amadori, preparate con gustosa carne di tacchino e pollo 100% italiani. Parola di Francesco Amadori.